commento veloce, o meglio ancora, come abbiamo detto col presidente, rispondere punto per punto alle domande. La prima Assolutamente sì. che appunto poniamo è se nel periodo in cui è stato in maggioranza in SAC si è mai occupato delle assunzioni effettuate in aziende, ed in particolar modo di quelle che riguardavano il settore handling. Assolutamente no. Mi sono preoccupato che venissero fatte le gare soprattutto nel settore, non era dell'handling ma della service, cosa che venne fatta attraverso una società che comunque non era catanese. Posso dire, la dimostrazione che non me ne sono interessato, che la figlia della mia allora segretaria, oggi mia collaboratrice, e la moglie di un mio dipendente parteciparono alla gara e la persero. Questo non è molto normale per un presidente camerale. Qualcuno lo ha informato, Presidente, in che modo e con quali procedure si assegnavano le manutenzioni in SAC? Ne abbiamo a lungo parlato, anche perché allora le gestiva una ditta palermitana che si distingueva per non aver spesso pagato gli stipendi, nonostante avesse ricevuto i compensi, tant'è che in un'occasione. Mi pare proprio il dottore Mancini, non ricordo se altro presidente, decisero di non dare le somme ma stornarne i lavoratori. Quindi ce ne siamo interessati e dico di più, ci fu anche una diversità di vedute perché dei tre incaricati della Camera di Commercio, ovvero Toto Bonura, Mancini e Arena, c'erano due posizioni diverse. Mentre Mancini era favorevole alla creazione di una global service che facesse tutti i servizi, Arena e Toto Bonura erano contrari. Qualcuno ci diede anche la colpa di non aver fatto la Global. A distanza di 2 anni in cui Arena non c'è più e c'è la nuova gestione, la Global continuiamo a non vederla. Quindi forse qualche cosa che nella Global ci lasciava perplessi, avevamo ragione a averlo. Ma comunque quello delle manutenzioni è stato un problema anche prima. Oggi c'è qualcosa di peggio perché poi i lavoratori improvvisamente dopo 10 anni non vengono riconfermati, almeno quello che dicono loro nella denuncia, poi vero o non vero non lo so. Presidente, altra domanda. Ha mai saputo in che modo venivano assegnati gli spazi destinati ai parcheggi? E se per caso tra questi fortunati ci fosse esattamente il figlio di colui che lei voleva a presidente della SAC, ovvero Giuseppe Il fatto che Castiglione? lo volessi io, questo poi apriremo un grosso discorso un giorno per vedere se ero io che lo volevo o se era un compromesso fra chi volevo io e chi volevano altri, ma questo poi ci divertiremo a parlarne. Il ragionamento è diverso, gli spazi all'interno dell'aeroporto non sono mai stati assegnati al figlio di Giuseppe Castiglione e vi raccomanderei di andare a fare una delibera perché credo che voi su questo prenderete una denuncia, ma non certo da me, a me non dà nessun fastidio che lo diciate, ma dall'interessato, perché il figlio di Giuseppe Castiglione, assunto ben prima che io fossi all'aeroporto, era un dipendente della società che gestiva i parcheggi, ovvero la SAC Service, che peraltro è la stessa società dell'aeroporto di Catania. Quindi non è assolutamente vero. Quindi ben prima della... Ma ben prima, sta attenzione, ma lui non era il gestore, era, cosa posso dire, quello che controllava gli ingressi e lavorava là dentro, era un dipendente della stessa società aeroportuale, cosa che ancora oggi, fra parentesi. Quindi nessun mistero, ma non ha mai gestito nessuno spazio. Punto, quindi questo è un errore clamoroso. Beh, vi potrei dire, è entrato prima di me, no, ma questa è proprio una stupidaggine, non c'entra niente. Per quanto riguarda invece gli spazi, che ricordiamo essere milionari, destinati alla pubblicità, all'esposizione pubblicitaria. Quelli furono assegnati con una gara che io, fra l'altro, potete chiederlo al concorrente Alessi, contestai, perché non ero presidente allora, al gruppo Ciancio. Con un metodo di gara che io non condividevo perché teneva molto conto dell'offerta aggiuntiva e non prevedeva il divieto di subconcessioni, e quindi ritengo che giustamente, secondo me con grande ritardo, questa amministrazione abbia revocato l'incarico al gruppo Ciancio, che era moroso, nulla in contrario, anzi l'avrei fatto prima se devo essere sincero. Presidente, invece ha mai saputo in che modo e con quali procedure venivano assegnati gli spazi commerciali? Con gara, da che io sono stato presidente, con gara. Prima della mia presidenza non glielo so dire. Le gare sono sempre state fatte, ma sono fatte anche oggi, perlomeno quelle all'interno dell'aeroporto. Mi lasciano perplesso altre cose, invece, che uno che non paga per 3 anni rimanga là dentro. Questo mi lascia molto perplesso. Ma le gare vengono fatte, poi magari vengono fatte male, per cui siamo sommersi dai contenziosi. È quello che chiediamo di capire. Ma le gare da almeno
5 anni in cui ho fatto presidente, sia chiaro, io ho fatto presidente subito, poco dopo la mia presidenza, è stato eletto Turisi e subito dopo Mancini. Quindi se non si fosse rispettata la legge l'avrebbero vietata Turisi e Mancini. Mi risulta che invece le gare siano sempre state fatte. Di chi parliamo, Presidente, quando dice... Io sono entrato in aeroporto e appena c'è stato il rinnovo ho candidato, come ho detto prima, Turisi alla presidenza, Mancini ed Arena come consiglieri. Quando Turisi si è dimesso, dovendo scegliere fra Arena, che era un uomo di Confcommercio, e Mancini, che era di Confcooperative, essendo io di Confcommercio, ho ritenuto corretto indicare per la presidenza l'uomo di Confcooperative. In questo modo ha già risposto alla successiva Non me la domanda. ricordo, quindi se... Sì, no, parlava appunto del fatto che proprio Arena fosse lui ad occuparsi di questi spazi Arena era un commerciali. consigliere, non esistevano deleghe specifiche, aveva un incarico e tutto veniva deliberato comunque dal consiglio di amministrazione. Quindi non è vero. Il vostro giornale scrisse in passato, peraltro, che io e Giovanni Arena avevamo dell'azienda all'interno dell'aeroporto, cosa che abbiamo immediatamente smentito a luglio 2012, per cui ci avete anche chiesto scusa. Quindi. Presidente, invece per quanto riguarda i punti di ristorazione appunto presso l'aeroporto, ed in particolare sa se vi fossero rapporti di parentela o di affinità tra gli assegnatari di questi spazi all'interno... Allora, mi risulta che quando la presidenza era diversa da quella che io ho gestito, ci fossero dei parenti di operatori aeroportuali, assolutamente sì, ma questo prima che io diventassi Presidente. presidente. Si riferisce tranquillamente a una parente, seppur acquisita, dell'allora presidente della Camera, nonché dell'aeroporto, dottor Stefano Maria Ridolfo. Ma non lo nominai io nominai Turisi, non solo, dico di più, lo stesso dottor Ridolfo in questi giorni mi dice di aver vinto 3 gare, quindi voglio dire, prima vincevano i parenti, ora vince lui direttamente, quindi se c'è qualcosa, ma non ritengo, perché ritengo che le gare che ha fatto Mancini siano sempre state gare dal punto di vista della forma corrette, probabilmente c'è qualcosa che non va nel fatto che chi vince non riesce a insediarsi. Presidente, invece sa dirci qualcosa sull'aeroporto di Comiso e sui rapporti che questo ha con la SAC? L'aeroporto di Comiso è di fatto controllato da una società di cui fa parte SAC e gruppo Mario Ciancio, non ricordo con che sigla, che ha il pacchetto di maggioranza dell'aeroporto. Questo ovviamente per certi versi non può che preoccuparmi, visto che ad esempio l'ultimo bilancio dell'aeroporto di Comiso, pur essendo comprensibile perché è un aeroporto di start-up, però ha segnato una vistosa perdita. Le ultime due domande, poi le lascio. Se può spiegarci, nella sua qualità di Presidente della Camera di Commercio, quindi in passato, se si è mai occupato dell'aeroporto e con quali atti? Assolutamente sì, mi sono occupato dell'aeroporto per 5 anni, visto e considerato che sedevo in assemblea e quindi alcune cose le dovevo votare, altre non erano di mia competenza. Ma ad esempio uno degli atti che ho compiuto e su cui ho presentato anche un esposto in Procura della Repubblica nel 2012 da Presidente Camerale è stato quello di avere deliberato all'unanimità in assemblea la vendita della Catania Handling. Vendita che poi inopinatamente non venne effettuata, il bando di gara, per oltre un anno, tant'è che io, ipotizzando che tutto questo nascondesse degli interessi, presentai un esposto alla Procura della Repubblica dicendo che a mio parere in questo modo si creava un grave danno all'aeroporto e si creava inevitabilmente un vantaggio al nostro socio di minoranza. Dopo 2 anni e mezzo devo dire che l'aeroporto al grave danno se l'è preso tutto e che il socio di minoranza oggi è padrone della società di Handling. Forse la mia denuncia era giusta. Per finire, Presidente, le pongo questa domanda. In occasione della candidatura di suo figlio alla Regione, è vero che ha tenuto una riunione con tutti i dipendenti o quasi tutti i dipendenti della SAC? Allora, in occasione della candidatura di mio figlio, io ho fatto una riunione di una trentina di dipendenti a cui mio figlio non ha partecipato. Di alcuni di loro le posso dare anche il nome, poi se vuole le ricostruisce tutti lo chieda alla CGIL che era presente, in cui non ho detto una sola parola sulla candidatura, non ho dato un solo volantino, ho semplicemente tranquillizzato una parte dei ragazzi, molti altri mi erano venuti a trovare, perché si era sparsa la voce che loro sarebbero stati impossibilitati a avere stabilizzato il lavoro. Gli ho solo detto stiate tranquilli perché al di là del fatto che noi siamo fuori dall'aeroporto,
voi che lavorate al controllo, alla security e al servizio di assistenza passeggeri non avrete problemi perché l'aeroporto ha bisogno di voi e quindi vi dovrà stabilizzare inevitabilmente. Dico di più, uscendo, uno dei ragazzi, figlio di un poliziotto, per cui se vuole poi le ritrovo anche il nome, mi disse complimenti, ero convinto che lei ci avrebbe parlato della candidatura e ci avrebbe dato volantini. Gli ho detto forse lei non mi conosce. Quindi diciamo è Quindi, stato un modo per tranquillizzare piuttosto ma tant'è che. che erano una trentina, erano persone che noi ritenevamo con cui avevamo avuto una serie di contatti. Posso dirlo che nei giorni precedenti mi venne a trovare un ispettore di polizia che aveva una figlia all'aeroporto e mi chiese preoccupato notizie. Dice: ma guarda, sua figlia non ha motivo di preoccuparsi perché probabilmente, essendo, e difatti poi quello che noi avevamo previsto è abbondantemente avvenuto. Oggi diciamo che l'80% dei ragazzi che allora erano part-time, aspettative, eccetera, eccetera, ha trovato definitiva collocazione. Era semplicemente una previsione. Le domande, Presidente, sono Poi potete terminate. interrogare tutti quelli che erano presenti e chiedere se ci fu anche solo un larvato accenno a una candidatura. Fra l'altro, mio figlio quel giorno era da tutt'altra parte. Poi chi mi conosce sa che io in quella campagna elettorale non mossi un dito. Tant'è che mio D'accordo. figlio prese più voce tra i provinciali che alle regionali. Questa è dimostrazione che in una votazione ristretta dove io mi ero impegnato, quella sì pesantemente, mio figlio prese 1500 voti su tutto il territorio provinciale, quindi 6 volte tanto mio figlio prese 500 voti in meno. Questo dimostra che impegno forte misi. Io non faccio politica, mio figlio la vuole fare, è una sua scelta di vita. La fa per Certo. conto suo, fra l'altro, idee politiche diverse dalle sue. Presidente, le domande sono terminate. Un semplice commento alla conferenza che si è appena conclusa, che tra l'altro vorrei sottolineare, a cui noi non siamo stati invitati come Allora, giornale. questo ci scusiamo, lei sa che 2 volte mi è venuta a intervistare, io ho sempre rilasciato interviste, Sì. non ho paura a dire quello che penso, che sia gradevole o non gradevole. Ho sempre sfidato tutti a dimostrare che io abbia preso un centesimo, io e i miei figli o altri, dalle attività che ho svolto. Io non ho mai avuto un incarico politico se non quello di assessore da cui mi sono dimesso, denunciato il sindaco. Ho fatto la guerra lombardo quando era potente, la faccio oggi a Crocetta che è potente, perché io parto dall'idea che devo difendere gli interessi della categoria che rappresento. Non devo conquistare dei posti, degli incarichi e dei sottogoverni, vivo benissimo del mio. Quindi diciamo che non è una lotta, una guerra, se possiamo intendere, personale nei confronti della SAC, ma è. Guardi, nei confronti, posso dire una cosa? Totò Bonura, attuale presidente della SAC, non più tardi di un anno fa è stato da me richiesto ufficialmente di andare a fare presidente camerale quando io decisi di non ricandidarmi. Disse: Totò, vai tu al posto mio. Quindi massima stima di Bonura, sinceramente non ho gradito alcuni atteggiamenti, perché io ritengo che quando diciamo che noi dobbiamo essere un vaso di cristallo dove dentro tutto si vede, io l'altro giorno ho attaccato pesantemente alcune organizzazioni antimafia. Perché io voglio pubblicare i bilanci, nelle prossime ore i bilanci della mia associazione anti-racket, del mio sistema, saranno tutti pubblici. Non c'è niente da nascondere, non c'è niente da aver paura. Dopodiché, se all'interno dell'aeroporto fanno cose buone, lei oggi mi ha detto le gare di Mancini, a mio parere le gare che ho visto sono corrette. E poi alcune gare io non le avrei fatte, tipo quella del Capannone è un altro discorso. Non ho mai detto che Mancini fa gare false. Ho detto che, ad esempio, non mi pare opportuno continuare con i frazionamenti di gara, che pure capisco in un certo momento, in un certo periodo, in attesa, ma quando questo si protrae per anni e anni e anni, fa pensare male, anche se poi magari non c'è niente. Guardi, recentemente una gara dell'aeroporto l'ha vinta il presidente di una nostra associazione, ma nonostante quello io le dico che quella gara non mi è piaciuta, perché è una gara che è fatta di inviti, io le gare di inviti non le amo. Preferisco le gare dove si va a evidenza pubblica, chi vuole partecipare partecipa, chi vince vince, perché ad inviti si pensa sempre male, anche se magari non è vero. Ripeto, ho citato un mio presidente di categoria che ha vinto, però poi il suo vice si è lamentato e dice: ma io non sono stato invitato. Ecco, questo è l'imbarazzo che si crea, facciamo le cose sul, c'è niente da male.